Oggi presentiamo i risultati raggiunti con un progetto europeo Interreg Italia-Croazia, avviato dall'amministrazione nel 2019, che portiamo a conclusione con, devo dire, dei risultati a mio avviso molto soddisfacenti, che riguardano sia la ristrutturazione di un luogo importante, che è quello in cui ci troviamo, ma anche una serie di attività per dare concretezza all'idea di rivitalizzare un luogo che per anni è stato inutilizzato, quindi rifunzionalizzandolo e riportandolo a quello che un po' era il suo splendore. Io sono con Claudia Romagnelli, che ringrazio insieme alla dottoressa Tirabbasso, che hanno seguito per l'amministrazione tutto il progetto, e è collegato con noi Roberto Righi della società STEPS, consulente che ha seguito insieme a noi il progetto, mettendoci in raccordo con le altre realtà internazionali e nazionali che hanno lavorato insieme a noi. Io passerei subito la parola a Claudia, che ci darà dettagli più puntuali sulla progettazione, poi vedremo insieme a Roberto i risultati e alla fine vi darò qualche elemento su quelli che sono gli eventi che realizzeremo in questa struttura entro questo mese, che è il mese di chiusura delle attività. Grazie, buonasera a tutti. Il progetto. Le slide. Il progetto di cui parliamo questa sera si chiama Revival. E come dice il titolo, è un progetto volto alla riscoperta e valorizzazione di luoghi e itinerari perduti del Novecento. Siamo all'interno di Interreg Italia-Croazia, che è cominciato il 1 di gennaio 2019 e doveva finire a giugno di questo anno. Poi, causa pandemia, c'è stata, diciamo, una proroga dei termini del progetto. Questo progetto, nello specifico, mira proprio a far rivivere, appunto, alcuni edifici ed alcuni luoghi che, per vicissitudini varie, anche spesso legate alla vetustà degli stessi, andrebbero perduti. L'Interreg è uno degli strumenti chiave dell'Unione Europea per sostenere la cooperazione transfrontaliera attraverso il finanziamento dei progetti. E l'obiettivo è quello di affrontare, appunto, delle sfide comuni e di trovare delle soluzioni che siano condivise. Il programma Italia-Croazia, che è un programma, insomma, che c'è da parecchi anni, facilita lo scambio di conoscenze e di esperienze, lo sviluppo e la messa a punto di prodotti e di servizi, e fa da sostegno agli investimenti attraverso la creazione di nuovi modelli economici e per la verifica della fattibilità di nuove politiche, con l'obiettivo proprio di migliorare la qualità e le condizioni della vita dei cittadini di quest'area, che sono circa 12 milioni. Per questo progetto il partenariato vedeva come coordinatore il comune di Forlì. Tra i partner di progetto, oltre al comune di Campobasso, in Italia c'è il comune di Cesenatico, di Pesaro, e poi il comune di Fiume, di Zara, in Croazia, con un istituto pubblico per lo sviluppo della contea di Spalato-Dalmazia, che si chiama RERA, e l'università di Zara. Il budget totale di progetto è di 1.825.035. La parte, diciamo, per il comune di Campobasso è di circa 236.500 euro, che ovviamente non è una parte che abbiamo potuto utilizzare tutta quanta per rivitalizzare e per fare gli eventi, ma come tutti i progetti c'è una parte di spese di staff, di rendicontazione, di costi, che ovviamente assorbe anche una parte del budget. Però diciamo che con i soldi a disposizione siamo appunto riusciti a, come dire, mettere a fuoco un obiettivo ben preciso, che è quello della scuola di Via Roma.
Insieme con gli altri partner europei, ovviamente, siamo partiti dall'intento di innanzitutto individuare quello che poteva essere per i territori qualcosa da rivitalizzare. E con il vincolo però dato dal progetto di edifici del Novecento, per cui non si poteva come dire, andare anche su altro magari di più vetusto, perché l'obiettivo del progetto era proprio questo. E ad esempio qualcuno si è mosso in Croazia sui bunker della Prima Guerra Mondiale, qualcun altro si è mosso sulle caserme diciamo in disuso. Noi all'interno della città abbiamo diciamo, individuato tra gli edifici proprio questo della ex scuola di Roma, che ha appunto la caratteristica di essere un edificio del Novecento, di essere un luogo molto caro alla città e come dire di essere stato anche tra virgolette per motivi di sicurezza in base alla normativa vigente svuotato della sua funzione diciamo così originaria, che quella appunto era quella della scuola, e quindi quando poi gli edifici vengono in qualche modo svuotati, abbandonati, rischiano proprio per il decorso del tempo di subire una sorte poco diciamo così decorosa, se non ci sono degli investimenti, se non c'è un'attenzione per tenerli appunto in vita. I risultati diciamo così quindi generali di questo progetto, oltre a quello di cercare di raggiungere, di fare da leva sempre anche un po' per il turismo, e lo vedremo meglio quando Roberto Righi ci presenterà un poco, diciamo così, un output finale di progetto, quindi come andiamo a collocare la rivitalizzazione dell'edificio all'interno, diciamo così, di un'idea un poco più ampia e se vogliamo anche un po' ambiziosa. Però appunto soprattutto iniziare a trasformare anche questi luoghi in dei veri e propri attrattori che quindi possano fare un pochino da leva a livello diciamo così anche turistico, oltre che dei contenitori diciamo così per animare come dire le città nelle quali si trovano. Un altro obiettivo che sarà portato a termine a breve, perché come diceva l'assessore il progetto terminerà il 31-12, è quello di creare un centro di documentazione digitale sul patrimonio perduto del Novecento, quindi una sorta di database che poi appunto può sempre diventare un punto di partenza per sviluppare delle progettualità successive sempre per la valorizzazione diciamo così di questi luoghi. Le attività che il progetto ci ha consentito di realizzare, appunto il budget non era tantissimo, però dei piccoli lavori per pulire e rendere accessibile, diciamo così, i luoghi, che nel nostro caso si sono concentrati sull'androne dell'edificio e sulla parte, diciamo così, posteriore. Però ecco, poi ci sarà Roberto che insomma farà vedere bene nel dettaglio da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, e che come dire nella fase finale del progetto verranno utilizzati per una serie di eventi concentrati appunto durante questo periodo, proprio perché appunto c'è la scadenza del progetto al 31-12. Ovviamente immaginate per una serie anche di difficoltà legate, questo è un edificio storico vincolato, così solo per dare l'idea, anche se i lavori non sono stati diciamo così importanti, però con il vincolo della sovrintendenza abbiamo avuto non poche difficoltà. Questo ci ha un po' come dire bloccato nell'idea che noi avevamo di arrivare alla fase finale prima del periodo invernale, però poi ovviamente quando subentrano anche come dire bisogna coordinarsi con altri enti, non sempre si riesce a tenere, diciamo così, il passo con il programma o l'idea che si aveva. E quindi, come dire, volevamo utilizzare la parte all'esterno nel periodo estivo. Adesso lo faremo in maniera diversa nel periodo invernale e sperando di ottenere un risultato altrettanto suggestivo. E poi, come vi dicevo, però lo spiegherà ancora meglio Roberto dopo di me, ci sarà, come dire, il tentativo di far vivere o comunque di partire da questo progetto per creare delle esperienze a livello turistico nuove, quindi creare un protocollo di intesa e cercare di promuovere non solo l'edificio di Via Roma, ma un vero e proprio itinerario sugli edifici perduti del Novecento a livello turistico.
Io vi ringrazio e lascio la parola a Roberto che ci presenta i risultati del progetto della, Roberto, della società STEPS che è stato diciamo selezionato per le case. Ecco, buonasera a tutti, non so se mi vedete, mi sentite? No, no. Vediamo, sì. Okay. L'importante è che riusciate a vedere le diapositive che sto condividendo. Perfetto. Okay. Perfetto, mille grazie. Allora, buonasera, io mi chiamo Roberto Righi, sono il responsabile della società STEPS che ha sede a Bologna. STEPS si occupa da diversi anni di ricerche nel campo della formazione, di cooperazione territoriale, di comunicazione, in particolare nell'ambito dei programmi europei. Abbiamo supportato il Comune di Campobasso nello sviluppo di gran parte dell'attività del progetto Revival, che, come si diceva prima, come diceva anche Claudia, ha dovuto affrontare un po' come tutti questo periodo molto complicato, ma nonostante questo siamo riusciti a portare a termine le azioni previste e direi anche qualcosina in più. E proprio infatti l'obiettivo del mio contributo di oggi è mostrare una rassegna di quello che abbiamo realizzato durante il progetto Revival. Progetto Revival era iniziato con l'identificazione di una serie di edifici del Novecento che potessero essere interessanti per affinché fossero riportati a nuova vita. Uno di questi, per esempio, era il mercato coperto. E poi abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione sulla ex casa della scuola Enrico Dovidio di Via Roma per diversi motivi, sicuramente per la sua posizione dal punto di vista urbanistico molto privilegiata, essendo in centro, e come diceva anche prima Claudia, insomma una scuola molto importante, un edificio anche molto importante per tutta la popolazione. Motivi storici, perché fu costruita intorno agli anni 10 del Novecento, durante la Prima Guerra Mondiale, venne utilizzata anche come ospedale militare, alla sua costruzione contribuirono dei prigionieri di guerra austro-ungarici, quindi insomma c'è dietro tutta una storia molto, molto interessante e volendo anche recente, pur parlando di 100 anni fa, fino poi a diventare la scuola, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, la scuola del comune. Motivi anche architettonici, perché l'edificio è molto interessante dal punto di vista strutturale, è un grandissimo rettangolo con quattro livelli, dove appunto poi si trovavano tutte le aule, oltre a questa posizione centrale occupata dall'aula magna, che si vede anche in questa fotografia poi allestita per un evento, e aula magna che era stata già ristrutturata insieme ad altre parti della scuola, tanto che appunto al piano terra si trova la biblioteca comunale, la galleria civica, si trovano anche un paio di associazioni culturali, l'associazione Dante Alighieri, l'Unione Italiana Lettori. Questo poi sarebbe l'obiettivo di valorizzare il più possibile questo edificio, fare in modo che ritorni un po' al suo antico splendore, ma anche alla sua antica funzione, che era poi quella educativa e didattica, con un occhio ovviamente a tutto il sistema dei beni culturali. Come abbiamo pensato di valorizzare questo edificio? Claudia Romaniello prima stava spiegando appunto che in tutte le destinazioni, in tutte le organizzazioni partner del progetto Revival, era stato deciso di focalizzare la propria attenzione su un luogo, su un edificio o su una tipologia di edificio, per farne poi diventare l'obiettivo di diverse azioni di comunicazione e di valorizzazione. Una di queste era la creazione di una
di un'app, quindi di un'applicazione di storytelling, storytelling nel senso di poter ottenere una serie di immagini, video, interviste usufruibili da utenti tramite computer, tramite smartphone, eccetera, in modo da conoscere meglio un po' di storia e soprattutto un po' di testimonianze. Quindi l'obiettivo di questo, di quest'app non era tanto raccontare la storia o descrivere dal punto di vista artistico che cosa la Casa della Scuola rappresentasse, ma che cosa rappresentasse attraverso la testimonianza di una serie di persone che l'hanno in qualche modo frequentata. Queste foto un po' strane che vedete sono le foto a 360 gradi. Se avete mai utilizzato Google Maps, Google Earth, vedrete che è la tipologia di foto che serve per navigare. Quindi col mouse ci sono determinate applicazioni che consentono di, in un certo senso, camminare in 3D, in tre dimensioni nella foto stessa. E questa app di storytelling è stata già finalizzata, contiene una serie di immagini, contiene una serie di interviste a ex studenti, a ex insegnanti della scuola, e sarà presto poi disponibile sul nostro sito Revival, che vi mostrerò alla fine. Queste sono alcune delle foto antiche che abbiamo recuperato, e queste sono invece alcune immagini che rappresentano le interviste che siamo riusciti a fare lo scorso anno. A questo proposito, una intervista molto veloce, anzi, più che un'intervista, è in verità una lettura di un tema degli anni 40. Campobasso, 2 gennaio 1943, il nuovo anno. Quest'anno nessuno ha fatto bene il primo dell'anno, perché siamo in tempo di guerra. Primo perché non si trova niente, secondo perché pensiamo ai nostri fratelli che combattono in Russia, e terzo perché tutti hanno qualcuno al fronte di battaglia. La vecchia Befana quest'anno è stata molto avara, perché non mi ha dato quello che mi dette l'anno scorso. Essa mi ha regalato soltanto un bel libro di favole ed io ho accettato con piacere. Abbiamo passato la serata giocando a tombola ed a carte sino a tardi. Ecco, questo era un esempio di una delle dei pezzetti che compongono questo storytelling. In questo caso appunto era la lettura di un tema abbastanza antico, perché appunto risale poi a un periodo molto, molto particolare durante la guerra. E questo, avrete visto che c'erano anche dei sottotitoli in inglese, ovviamente questo perché, non dimentichiamo, è un progetto transnazionale e quindi di conseguenza prevede anche che possa essere compreso dai colleghi croati e non solo. Ricondivido la presentazione. Eccola qua. Ecco, un'altra delle attività che abbiamo svolto poi proprio quest'anno era il coinvolgimento degli stakeholder locali. Quindi noi volevamo
cercare insieme alla popolazione, insieme alle parti che avevano un interesse, di individuare quali potessero essere gli eventi, quali potessero essere le attività più interessanti per valorizzare questo edificio. Quindi abbiamo organizzato questo focus group in maggio scorso. L'obiettivo era proprio quello di condividere delle idee, delle tematiche, suggerimenti per possibili eventi, per possibili azioni che potessero essere interessanti per i cittadini e per tutte le associazioni, in particolare culturali. Poi fra settembre e ottobre si sono svolti invece i lavori di ripristino, sono quelli a cui accennava anche poco fa la dottoressa Romaniello. Come lei specificava, il budget del progetto non poteva essere tutto dedicato a un lavoro di ristrutturazione, perché in questo tipo di progetti ci sono delle regole molto precise su dei massimali che possono essere appunto utilizzati per una ristrutturazione vera e propria. In questo caso abbiamo deciso di utilizzare comunque questo budget a disposizione per la parte dell'androne dell'ingresso principale e di sistemare il piazzale in asfalto del cortile retrostante. C'è anche un altro filmato brevissimo che consente di vedere un po' il prima e il dopo. Questo era il video, giusto per far vedere con alcune immagini come è cambiato il cortile retrostante, come è cambiato l'androne principale dopo i lavori che si sono svolti appunto fra settembre e ottobre, se ricordo bene. Altre attività che sono state sviluppate lungo il corso di tutto il progetto, che come si diceva all'inizio è durato alla fine ben 3 anni, sono una serie di comunicazioni con la stampa. Abbiamo una nutrita rassegna stampa su questo e lo sviluppo di diversi materiali di comunicazione, quindi brochure, leaflet, volantini, social card, diversi tipi appunto di materiali che potessero rappresentare il lavoro che stavamo sviluppando tutti insieme. Come dicevo anche prima, questo è un progetto transnazionale e quindi deve fare in modo di collegare il lavoro fatto sia nelle città italiane sia nelle città croate, e questo è una sorta di puzzle che rappresenta come in realtà sia tutto particolarmente connesso. Proprio per questo abbiamo anche ideato un eventuale percorso turistico per cercare di coinvolgere maggiormente sia i cittadini sia i turisti in un percorso alla riscoperta dell'architettura del Novecento. Questo percorso, come vedete, tocca diversi punti partendo dalla stazione fino al convitto Mario Pagano, la Banca d'Italia, il Teatro Savoia e poi il già citato Mercato Coperto e la Casa della Scuola, fino poi a raggiungere la ex GIL e il Palazzo di Penta. Quindi tutti edifici rappresentanti un'architettura tipica, una cultura del Novecento, che quindi rispondeva agli obiettivi del progetto. E questo è anche un percorso che consente sono un paio di chilometri, quindi si può fare tranquillamente a piedi e toccare i diversi edifici, ed è in linea con le attività sviluppate anche dai colleghi negli altri paesi.
E questo è il protocollo d'intesa che già citato anche prima, che sarà firmato dai rappresentanti di tutti i comuni e le università che fanno parte del progetto, compreso il sindaco di Campobasso, e che prevede un accordo per cercare di fare in modo che questo network, che questa rete italo-croata rimanga viva. Ovviamente questo è uno degli obiettivi poi principali, nel senso che un lavoro così grande sviluppato in questi 3 anni di progetto deve comunque autosostenersi, deve rimanere vivo anche dopo la fine ufficiale del progetto, che è il 31 dicembre, e quindi questo protocollo di intesa deve fungere da stimolo e da impegno per tutti, per cercare naturalmente di preservare la propria parte inerente alla propria città, ma anche di stringere alleanze con gli altri paesi e di fare in modo che ci sia una mobilità turistica fra i due paesi. Questa, per esempio, nella fattispecie è il percorso nella città di Zara, in Croazia. Sempre nell'ottica della transnazionalità è stato creato un calendario di eventi. Questi sono alcuni degli eventi che però sono rappresentanti di tutte le città partner del progetto. Il nostro calendario di eventi, appunto, ha avuto ufficialmente inizio il 10 dicembre, qualche giorno fa, e sta continuando. E con una locandina, con una presentazione di spettacoli, la mostra fotografica e film di cui parlerà ora di nuovo l'assessore Paola Felice per ricordare appunto quali sono i prossimi appuntamenti. E con questo io vi ringrazio molto per l'attenzione. Questo è il sito del progetto, la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram. Quindi darei di nuovo la parola all'assessore per dire di nuovo due parole sulla locandina degli eventi. Grazie mille ancora. Grazie Roberto. Grazie a te per tutta la collaborazione. Io voglio ringraziare anche il dottor Aceto, perché hai ricordato una cosa importante, che tutte queste attività ci hanno consentito anche di avere, come dire, diffusione e di essere trasferite sia alla cittadinanza attraverso i giornali, ma anche attraverso i nostri canali social. E quindi è stato un lavoro fatto davvero di squadra, con le mille difficoltà che il periodo della pandemia ci ha, diciamo, ci ha imposto. Per quanto riguarda il cartellone dei eventi, diciamo che questo può essere, come dire, un po' la cartina di tornasole, perché se funziona in qualche modo la possibilità di usare queste aree durante il periodo invernale, sarà gioco facile farlo d'estate, perché l'obiettivo appunto era quello di usare soprattutto il cortile esterno, che poi di fatto è collegato al centro città, diciamo da 30 metri, 40 metri dal corso, quindi ci darebbe la possibilità di avere un nuovo spazio da mettere a disposizione delle tante associazioni che hanno partecipato anche al workshop che ricordavi. E, ovviamente per questo mese abbiamo dovuto allestire anche una tensostruttura, perché operare, diciamo, all'aperto era impossibile, però abbiamo pensato di utilizzarla non solo per gli eventi serali, ma anche e soprattutto con un focus particolare alle famiglie e ai bambini, quindi con un cartellone di cinema dedicato alle famiglie e teatro per i bambini. Quindi quello, diciamo, secondo me è la parte più importante, che ci darà modo di testare se, insomma, questa idea di rilancio, soprattutto dal punto di vista culturale e uso di questi luoghi, può poi, diciamo, come appunto si diceva, essere sostenibile nel tempo e si possa riproporre. Ovviamente abbiamo anche dei momenti musicali la sera dedicati ai più adulti, e soprattutto alcune presentazioni di libri, perché questo luogo, che è sede della bibliomediateca, non poteva non avere un focus particolare, visto che la città, tra l'altro, è anche ha la qualifica di città che legge, che speriamo di mantenere anche per il prossimo biennio. Quindi
Penso che abbiamo fatto un riepilogo generale di tutto e io ringrazio di nuovo tutti quanti hanno dato la possibilità all'amministrazione di arrivare a questa, a questo risultato, e vi saluto e ringrazio. Grazie.